Ci vorrebbero delle alternative, che sono quelle che noi vogliamo non è quella di avere una flessibilità maggiore, non è quella di uscire dall'euro, non è quella di avere un disavanzo più ampio. No, ma io però vorrei portare proprio su un piano pratico, che io vorrei che il Presidente del Consiglio ascoltasse queste categorie economiche che rappresentano la spina dorsale del Paese e chiedesse a loro se la situazione di oggi è migliore rispetto al passato. Guardi che ci sono tantissime aziende, tantissime imprese al confine col Canton Ticino che stanno delocalizzando, che vanno in Svizzera, che vanno in Canton Ticino perché trovano condizioni economiche, fiscali, burocratiche, di semplificazione molto migliori rispetto a quelle che oggi noi viviamo. Quindi quella piccola flessibilità che è stata concessa, un contentino, un regalino, che sono stati dati sull'altare di altro. L'Europa ci dà qualcosina in più sulla flessibilità, ma ci ha completamente tolto ad esempio il controllo delle nostre frontiere, la difesa delle nostre frontiere. Oggi il nostro paese è un grande centro d'accoglienza, un grande campo profughi. Allora il nemico rimane sempre l'Europa. Io non sono contro l'Europa in generale, io sono contro questo modello europeo, un modello che ha difeso le banche ma che non ha difeso il piccolo imprenditore. Adesso per la gioia